E nascerà a Matera, nel monastero di Santa Lucia, una scuola del territorio, grazie al pluripremiato progetto dell'Istituto Comprensivo Minozzi. Ieri la consegna ufficiale delle chiavi. Che voi adesso sarete custodi di questo luogo insieme anche ai nostri operatori del parco, quindi vedrete questo posto sicuramente sempre più bello, più attraente e più interessante per tutta la città. Matera è il libro più affascinante da studiare. Lo sanno bene gli studenti dell'Istituto Comprensivo Minozzi che hanno ricevuto ufficialmente le chiavi del monastero di Santa Lucia, dove nei prossimi mesi nascerà una scuola del territorio per ideare e concretizzare progetti di studio senza confini di tempo e spazio. Un luogo in cui si potrà apprendere attraverso il fare, tra percorsi interattivi e nuove tecnologie, per scoprire la straordinaria complessità della città. L'Istituto Comprensivo Minozzi è l'unica scuola in città che ha nel modulo a tempo prolungato e in orario curriculare un laboratorio di studio del territorio, quindi è una materia vera e propria come le altre. E in compresenza tra le docenti di lettere e scienze noi attiviamo dei percorsi triennali di scoperta e valorizzazione dell'immenso patrimonio che la nostra città ci offre e che guardiamo tutti i giorni, magari distrattamente. Ed è proprio in quest'ambito che è nato il progetto L'acqua fa scuola, sui complessi sistemi di canalizzazione delle acque piovane disseminati tra i sassi e il parco. Un lavoro pluripremiato, prima con l'inserimento dell'istituto nella rete delle scuole UNESCO, poi col primo premio nel concorso nazionale della Fondazione Amiotti di Milano e infine con la vittoria nel concorso innovativa indetto dalla Regione Basilicata. Con il bando regionale avremo la possibilità anche di aprirci ad altre scuole della città, ossia l'Istituto Comprensivo di Via Fermi di Matera e il Liceo Artistico di Matera. Quindi lavoreremo in orizzontale e in verticale, sempre con gli enti e le associazioni e le istituzioni del territorio. Un bel modo, un modo nuovo di fare scuola, coinvolgendo i ragazzi. Assolutamente, e la cosa che ci gratifica di più è vedere la scintilla nei loro occhi, la passione, il senso di appartenenza per un territorio che stanno valorizzando nel loro presente di piccoli, ma nel loro futuro anche di grandi. È così che parleremo davvero di cittadini culturali. La cultura parte dalla scuola, non dimentichiamolo, sono loro il vero futuro.